Ciao ragazzi e ciao ragazze. Allora, come avrete letto dal titolo, oggi vorrei parlarvi di come rendere la nostra casa accogliente e pulita anche con la presenza di animali. Prima però di iniziare a raccontarvi un po' le mie abitudini, vorrei fare due premesse velocissime. La prima è che probabilmente, mentre starò parlando, sentirete dei rumori in sottofondo, ovvero sentirete trapanare, battere, questo perché nel condominio di fianco a noi stanno facendo dei lavori e nonostante io oggi abbia tutta la giornata da poter trascorrere tranquillamente a casa, non avrebbe senso rimandare la registrazione magari all'ora di pranzo perché tanto continuano anche nell'ora di pranzo, quindi non c'è una pausa, di conseguenza mi sono detta vabbè, mettiamoci qui e incrociamo le dita, speriamo che i rumori si sentano il meno possibile. Nel caso, se vedete che nel video ci sono dettagli, è perché hanno appunto ripreso con i lavori, di conseguenza faccio una pausa e aspetto e spero che terminino. La seconda cosa che volevo rapidamente dirvi è che vi avevo detto che oggi sarebbe dovuto andare online un video completamente diverso da questo, ma purtroppo sono un po' con le mani legate, nel senso che sto aspettando un ordine proveniente da Amazon. Nonostante io mi sia valsa dell'opzione Prime, niente, questo pacco tarda ad arrivare, di conseguenza il video è slittato, ma io penso che per fine settimana riuscirete a vederlo. Allora, ora bando alle ciance, io ho segnato sul mio quadernino un po' di appunti perché ho preso semplicemente spunto nel fare questo video dalle diverse domande che mi fate, perché molto spesso, specie su direct in Instagram, mi dite che avete trovato dei gattini, mi dite che appunto non sapete come comportarvi, che siete un po' così perplesse se tenerli o meno, perché avete paura, soprattutto per quanto riguarda dalla casa e così via. Allora, quindi adesso io vorrei raccontarvi un po' la mia situazione e le mie abitudini. Per chi vedrà questo video per la prima volta, noi abbiamo due gatte, Lisa e Carolina, entrambe gatte randagie, arrivate quindi direttamente dalla strada, sono con noi da quando erano piccolissime, proprio dai primi mesi di vita. Sono delle gatte che non escono assolutamente fuori all'aperto, quindi loro non vanno in strada, ma stanno sempre in casa. L'unico punto dove si spingono, che è considerato un po' oltre rispetto all'ambiente appunto casalingo, l'ambiente domestico, è il balcone, ma non ci stanno neanche tanto, proprio perché essendo gatte randagie hanno avuto un passato un po' turbolento e di conseguenza hanno molta paura di rumori, moto che passano, aerei, quindi qualunque rumore, loro scappano a nascondersi dietro al letto. Quindi diciamo che da quel punto di vista sono un pochettino fortunata perché non uscendo sicuramente non ho tanti obblighi dal punto di vista appunto del disinfettare tutto quanto, anche se comunque lo faccio, adesso poi vi racconterò. Il primo consiglio che vi do per gestire al meglio un ambiente con animali domestici, soprattutto gatti, è quello di areggiare molto spesso la casa. Soprattutto intorno alla primavera-estate ho il pallino fisso di lasciare aperti, anche quando non siamo in casa, l'antiribalta della cucina e la serranda in bagno. Questo perché? Perché per quanto riguarda la cucina ho necessità che appunto ci sia un ricambio d'aria, soprattutto per quanto riguarda la pappa. Le nostre gatte hanno sia le crocchette che l'umido. L'umido però si sa tende a rilasciare più odori rispetto appunto alle crocchette e noi al mattino appunto diamo la pappa, però molto spesso non sempre la mangiano completamente per quanto riguarda l'umido intendo, di conseguenza tendono a lasciarlo lì per qualche ora. Lasciandolo lì per qualche tempo e non essendo noi appunto in casa, tende questa pappa a rilasciare degli odori un po' pesanti, un po' fastidiosi. Di conseguenza il fatto di rilasciare l'antiribalta qui in cucina aperta ci permette appunto di
cambiare l'aria. E, in inverno non lo faccio, di certo con il riscaldamento acceso sarebbe un grandissimo spreco quando non siamo in casa, però quando sono a casa, se appunto ho la possibilità, cerco di lasciare aperto il più possibile o comunque per più intervalli durante il corso della giornata. Bastano anche soltanto quei 5-10 minuti ogni 3 o 4 ore, ecco, stando tutto il giorno in casa, giusto per cambiare l'aria. Per quanto riguarda il bagno, io lascio la finestra aperta con la serranda giù in modo che ci siano degli spiragli. Questo perché? Perché in bagno noi abbiamo la lettiera. Per quanto riguarda la lettiera e la sabbietta, vi consiglio di non andare a risparmio sulla sabbia. Questo perché dipende tutto dal tipo di qualità di sabbietta che prendete per quanto riguarda gli odori. Più la qualità sarà buona e più si sentiranno meno odori. Noi le abbiamo provate un po' tutte, le abbiamo sperimentate un po' tutte, da quella più economica a quella più costosa, e devo dire che la differenza c'è e si sente. Sicuramente con una sabbietta più economica avrete il vincolo di cambiarla più spesso, mentre con una sabbietta un pochettino più costosa potrete, diciamo, tenerla qualche giorno in più. Ovviamente ogni giorno la lettiera va svuotata, vabbè, questo mi sembra banale, però io lo dico perché può sembrare banale per chi ha già un animale, mentre per chi non ce l'ha ed è lì lì se prenderlo o meno, queste sono comunque informazioni che potrebbero essere utili. Però comunque, oltre al fatto di svuotare interamente, cioè ripulire, ecco, la lettiera dai bisogni lasciati dai nostri animali, bisogna comunque poi ovviamente andare ogni tot tempo a cambiare interamente la sabbia, lavare interamente la lettiera, disinfettarla. Allora, con una sabbietta economica, entrando in casa, anche se lascio aperto, si sente l'odore. Non è magari quell'odore proprio forte, anche se comunque la cambiamo spesso, però comunque tende a esserci un odore un pochettino fastidioso. Mentre con una sabbietta un pochettino più cara, ecco, questa cosa non succede in poco tempo, ma succede intorno al terzo o quarto giorno. Noi generalmente cambiamo la lettiera, l'intera sabbia, ogni 3 giorni. Però appunto, ripeto, dipende un po' dal tipo di sabbia che usate. Sicuramente su internet ci sono tantissimi siti come Zoom, mi pare si chiami, non ricordo, dei quali comunque poter acquistare la sabbia, anche quella un pochettino più costosa, però comunque dove avrete dei vantaggi dal punto di vista del risparmio, perché va un po' sulla quantità e basta cercare semplicemente, e insomma valutate un po' voi anche in base alle vostre abitudini, a quelle che pensate saranno le vostre abitudini con degli animali. Ovviamente io vi sto parlando dei gatti perché ho dei gatti, nel caso dei cani ci saranno tutte altre abitudini, però vabbè, io vi parlo dei gatti proprio perché le domande che mi fate sono specifiche circa le mie gatte. Ovvio che se sta per arrivare un violento temporale, è previsto un uragano, questo lo evito, però se posso farlo lo faccio con piacere. Sicuramente anche l'utilizzo di profumatori per ambienti aiuterà tantissimo, però comunque il fatto di areggiare gli ambienti rimane la base principale, anche perché se l'ambiente è chiuso e se noi abbiamo i profumatori ma c'è questo odore di lettiera o questo odore di pappa, possiamo avere il profumatore più costoso e più meraviglioso del mondo, più meraviglioso, vabbè. Però comunque ci sarà sempre un odore di fondo molto sgradevole e molto pesante, quindi il fatto di areggiare è molto molto importante. Per quanto riguarda poi il bagno, è sempre la questione della lettiera, cerco sempre ogni volta di ripulire la sabbietta che, entrando e uscendo dalla lettiera, cade sul pavimento. Purtroppo ne ho provate tante, ho provato vari tappetini, vari tipi di lettiera, perché noi abbiamo una lettiera chiusa, ma nonostante ciò, entrando e uscendo rimane sempre qualche granello di sabbia incastrato nelle zampine e di conseguenza questo tende poi a ricadere sul pavimento. Quindi cerco, se ne ho la possibilità, più volte al giorno appunto di tirarla su, ma non c'è bisogno ogni volta di stare
andare ad accendere l'aspirapolvere, basta anche soltanto dare una passata rapida con una scopetta che ho lì apposta, e questo soprattutto se dovessimo avere magari degli ospiti improvvisi, perché comunque entrando in casa, entrando in bagno, magari ci chiedono di poter andare in bagno, il fatto di vedere che c'è della sabbia fuori dalla sabbietta può dare un aspetto così disordinato e non tanto pulito all'ambiente. Quindi ecco, cerco ogni volta, non ogni volta, però comunque cerco il più frequente possibile durante la giornata di andare a togliere la sabbietta che si può depositare intorno alla lettiera. Il punto numero 3 riguarda poi i divani e le poltrone. Sono quei mobili che tendono a sporcarsi un po' di più dal punto di vista dei peli dei nostri gatti. Questo perché il gatto tende a perdere tanto pelo e di conseguenza questo tende a essere maggiormente visibile appunto su un divano o su una poltrona. Come faccio io per cercare di combattere questo tipo di problema? Allora, io cerco ogni giorno di spazzolare e appunto ripulire dai peli il mio divano. In questo caso io sono un divano, non alcuna poltrona, però ovviamente il discorso vale anche per le poltrone. Semplicemente lo faccio ogni giorno perché mi risulta più semplice rispetto a lasciare accumulare i peli appunto sul divano e farlo poi magari piuttosto ogni 2 o 3 giorni. Primo perché è proprio per una questione di igiene, perché se io vado lì a sdraiarmi sul divano mi dà fastidio che sia interamente ricoperto da peli. Come faccio? Allora, ci sono giorni in cui ho un pochettino più di tempo, sono un pochettino più tranquilla, quindi passo l'aspirapolvere sull'intero divano, vado praticamente a rimuovere tutti i cuscini, questo forse lo avrete anche visto in qualche videovlog, comunque vado a rimuovere tutti i cuscini e poi spazzolo interamente il divano, aspiro interamente il divano. Se appunto poi ho anche qualche minuto in più, dopo averlo aspirato interamente, do poi una passata molto rapida con il rullo cattura peli di IKEA. Tra i tanti che ci sono in commercio, io vi consiglio quelli di IKEA perché sono sicuramente economici rispetto a quelli che si trovano in giro. Ci sono le ricariche che costano pochi centesimi, tipo 4 ricariche, ovvero 4 rotoli, costano neanche un euro, quindi veramente pochissimo. E rispetto a tutti gli altri che esistono in commercio, sono molto molto economici, perché ad esempio anche semplicemente andando al supermercato io vedo un rullo singolo, viene venduto tipo a 3-4 euro, mentre quelli di IKEA sono molto molto economici e di conseguenza si possono sprecare, ecco, in un certo senso, non solo per i vestiti ma anche appunto per i divani, le poltrone. Nel caso in cui magari sono stata fuori casa tutto il giorno per lavoro, per vari impegni, certo, se arrivo la sera a casa non è proprio comodissimo mettersi lì con l'aspirapolvere e stare ad aspirare tutto quanto e smontare interamente il divano. In quel caso passo solamente il rullo, che è un'operazione molto semplice e veloce, e quindi già solo passando quello ho comunque la possibilità di rimuovere tutti i peli sul divano. Il quarto consiglio che voglio darvi riguarda il fatto di non lasciare in giro i vestiti. Una cosa che ho notato in questi 2 anni in cui abbiamo le nostre gatte è che hanno la tendenza ad accucciarsi su tutto ciò che trovano in giro, soprattutto se si tratta di vestiti, di indumenti, di tessili. Bisogna evitare di lasciare in giro cappotti, magari, non lo so, arriviamo a casa, siamo in inverno, ci togliamo il cappotto, lo lasciamo sul letto, oppure, non lo so, ci cambiamo, ci togliamo il pigiama per metterci poi il vestito per uscire, lasciamo il pigiama così sul letto. Allora, bisogna cercare di mettere ogni cosa al proprio posto, quindi cappotti sugli appendiabiti, pigiami, vestiti negli armadi, pigiama sotto al cuscino, perché appunto loro avranno la tendenza ad accucciarsi sopra e di conseguenza avranno la tendenza a lasciarvi sopra tantissimi peli. Mi è capitato inizialmente, quando appunto avevamo le nostre gatte con noi da poco tempo, di, non so, dover uscire rapidamente di casa, provarmi una maglietta, non mi piaceva, toglierla, lasciarla sul letto per poi andare a prendere un'altra nell'armadio e uscire. Ecco, allora al mio ritorno quella maglietta era interamente ricoperta di peli proprio perché loro si erano andate ad accucciare sopra.
Quindi, anche se dovessimo avere degli ospiti, degli invitati, sicuramente evitiamo di lasciare i loro cappotti o comunque le loro borse in circolazione, perché sicuramente le nostre gatte, i nostri gatti andranno appunto a lasciare appunto il loro ricordo per quanto riguarda i peli. E poi soprattutto anche il fatto di lasciare cose in giro crea sicuramente disordine, quindi bisogna un po' adottare questo tipo di abitudine che inizialmente potrà sembrare un po' pesante, tra virgolette un po' antipatica, però poi vi assicuro che una volta che avrete preso poi il vizio sarà tutto molto più semplice. Quinto e ultimo punto. L'ultimo consiglio che sento di potervi dare è quello di appunto evitare di avere su mobili e mensole un grande numero di oggetti. Primo perché vabbè, è facile che i vostri gatti, i vostri animaletti tendano a farli cadere, ma secondo anche perché se dovrete spolverare, perché oltre alla polvere purtroppo avendo dei gatti sui mobili tendono a depositarsi anche i peli. Di conseguenza, meno oggetti avrete sui vostri mobili, sulle vostre mensole, più farete in fretta a pulire, semplicemente perché non dovrete stare lì a spostare 100.000 cose, ma semplicemente qualche oggettino e potrete appunto dare una passata molto rapida e catturare così il maggior numero di peli possibili. Che dire, allora in commercio, ovviamente anche in questo caso, esistono tantissime soluzioni come quei pannetti, la Swiffer soprattutto, però ho visto che ce ne sono anche di economici che vanno bene lo stesso. Io li ho utilizzati un po' tutti, devo dire che non c'è bisogno di spendere delle cifre esorbitanti, perché appunto, ripeto, si trovano anche delle sottomarche che sono molto valide e appunto queste ci permettono con una sola passata di catturare tutti i peli insieme ovviamente alla polvere presente sui nostri mobili e di conseguenza agevolano la nostra operazione di pulizia. Un ultimo punto del quale non avevo pensato di parlarvi, che avevo tralasciato, ma che penso sia molto importante, riguarda il fatto di avere ovviamente sempre in casa dei disinfettanti. Allora, per quanto riguarda il pavimento, io non sempre utilizzo il disinfettante, però molto spesso lo vado ad alternare al detersivo normale. Oltre al pavimento, ovviamente dovremmo avere dei disinfettanti anche e soprattutto per la cucina e per il tavolo. Allora, i gatti purtroppo hanno il vizio di salire sul tavolo e sulla cucina, perché essendo degli animali molto curiosi, ecco, hanno il vizio appunto di salire. Allora, un consiglio che posso darvi: noi fin dall'inizio, da quando erano piccolissime, abbiamo insegnato a loro a non farlo, semplicemente sgridandole con un tono di voce sostenuto, in modo tale che capissero appunto che lì non dovevano salire. Però io non escludo che lo facciano. Allora, quando noi siamo a casa non lo fanno, non mi è mai capitato di vederle sulla cucina anche perché io poi le sgriderei, però non escludo che lo facciano in nostra assenza. Quindi è bene comunque innanzitutto evitare di lasciare cibo sopra la cucina che sia scoperto, ma ogni cosa deve essere appunto accuratamente riposta al proprio posto. Ma è molto importante appunto utilizzare dei disinfettanti. Infatti io ogni sera quando arrivo a casa, prima di mettermi diciamo a cucinare, spruzzo, che ne so, la mucchina, il napisa, dipende di volta in volta quello che ho in casa. Lo lascio agire per qualche minuto, giusto il tempo magari di andarmi a cambiare, di mettermi comoda e poi appunto do una passata per sciacquare il tutto, anche se molto spesso questo tipo di detersivi non richiedono di essere risciacquati, ma io lo faccio perché non fa mai male, e poi appunto procedo con il cucinare. Lo stesso discorso vale per il tavolo, ovviamente do una passata rapida di disinfettante anche su di esso. In sostanza, quello che mi sento di dirvi è che si può avere sicuramente una casa pulita, accogliente e diciamo igienizzata anche con la presenza di animali. Ovviamente il fatto di avere degli animali implica delle attenzioni maggiori rispetto al fatto di non averne, però diciamo che se volete prendere un gattino, un cane, qualunque tipo di animale, non rinunciate a farlo semplicemente perché avete paura che chissà
come diventerà la vostra casa. Certo, bisogna avere qualche accortezza in più, ma il tutto sta nell'organizzarsi, il tutto sta nell'acquisire queste abitudini che magari prima non avevamo. Però comunque non sono gesti che richiedono così tanto tempo, sono tutte cose molto semplici che basta semplicemente inserire nella nostra routine, nelle nostre abitudini. Bene, io penso di aver riassunto in questo video un po' tutte le vostre domande. Nel caso, se dovessi aver dimenticato qualcosa, fatemele qui nei commenti e io cercherò di rispondervi. Basta, vi mando un bacione, non abbiamo avuto rumore in sottofondo, che meraviglia! Vi mando un bacione e noi ci vediamo nel prossimo video.